Ricominciamo da lui e ricominciamo anche da noi. Ben trovato Don Pasquale. Ben trovata a te e buona domenica a tutti. È giusto, buona domenica e buona giornata delle missioni, giornata mondiale. Siamo arrivati a quest'altra tappa del nostro cammino di Chiesa, la grande giornata delle missioni che ci ricorda chi siamo. Siamo discepoli perché siamo dietro a qualcuno. Se ci fermiamo non siamo più discepoli, quindi il discepolato... Alla sequela continua. Certo. Allora, non abbiamo dimenticato di togliere la mascherina, noi ci atteniamo alle regole che sono vigenti in questo periodo, quindi faremo la nostra parte di programma con la mascherina, Don Pasquale. Ci tocca. Tu in tinta con la tua divisa, io più o meno sì anche. Insomma, non facciamo i tamponi noi qui a San Giovanni Rotondo in questo momento, in questo studio, per questo programma, perché ovviamente si tratta di pochi secondi, di pochi minuti, ma abbiamo anche la nostra distanza di sicurezza, siamo in un luogo, in un set che comunque ci permette anche questo. E anche per dare il buon esempio, dobbiamo indossarla tutti, soprattutto nei luoghi chiusi, anche all'aperto adesso, però ecco, ricordiamo le regole quali sono: scaricate l'app Immuni, indossate la mascherina, igienizzate le mani come sempre e attenetevi a quelle che sono le nuove regole. La distanza di sicurezza. Anche. Feste non ne possiamo fare, no, Don Pasquale. Adesso non più. Quindi io non festeggerò nemmeno il compleanno. Buono, saltiamo un anno, a posto. Allora, dopo questa breve parentesi, ritorniamo al tema delle missioni. Il messaggio di Papa Francesco è chiaro: eccomi, manda me. Sì, di Isaia. Papa Francesco riprende questo versetto che è del capitolo sesto del libro del profeta Isaia e ci parla della vocazione del profeta, no? Il profeta viene chiamato e lui risponde con questa sua disponibilità di cuore ad un appello che il Signore fa e che dice: chi manderò? Chi andrà per me? Può significare quasi una autoelezione da parte del profeta, però non è così. È qualcosa che va oltre la semplice spinta umana. È una risposta altrettanto accorata all'appello che Dio fa di mandare il suo messaggio nel mondo. Dio ha le nostre gambe, Dio ha le nostre mani per camminare, per dare una carezza, per curare le ferite del mondo. E questo si chiama missione, questo è lo scopo della missione, curare le ferite del mondo. E quanto anche Papa Francesco ci ricorda anche nell'Evangelii Gaudium, noi non abbiamo una missione, ma noi siamo una missione. La missione è parte integrante della nostra carta, è il segno particolare della nostra carta d'identità cristiana. La missione performa il nostro essere cristiani. Non possiamo essere discepoli di Gesù se non siamo missionari. Noi possiamo rispondere con due atteggiamenti diversi. Possiamo conformarci alla parola, all'invito che Lui ci rivolge, oppure possiamo deformare quello che Lui ci dice. Cioè lo possiamo usare in maniera egoistica, in una maniera che mette al centro il tornaconto personale piuttosto che la salvezza degli altri. Il Signore ci rivolge sempre questo appello: andate, annunciate il Vangelo ad ogni creatura, nel battesimo, no? Nel nome della Trinità, è quanto noi leggiamo alla fine del Vangelo di Matteo. Ora possiamo accogliere o possiamo deformare questa parola che il Signore ci rivolge, dipende dalla nostra libertà. Bella l'immagine dell'essere mani, le mani di Dio, no? In quel modo sicuro che non si opera bene e non si sbaglia. Ovviamente non è stata la pandemia a fermare il cammino delle missioni, ne fa riferimento anche lui, Papa Francesco, nel suo messaggio. Ed è bello, ecco, che in queste giornate, che poi sono occasioni per riflettere più che altro, perché non è soltanto oggi che ci si deve andare incontro all'altro, al prossimo che ne ha più bisogno, ma sempre, 365 giorni l'anno. Può essere questo un incentivo in più per darsi da fare? Sì, deve essere così. Cioè, queste giornate sono state istituite dalla sapienza della Chiesa per ricordarci chi siamo. In mezzo alla frammentarietà di questo mondo, della realtà in cui noi siamo immersi, c'è bisogno ogni tanto di ritornare alle sorgenti della nostra identità, per rinvigorire anche chi siamo. Papa Francesco ultimamente nella Fratelli Tutti ha ricordato questo: non può esistere apertura al mondo se non c'è un solido attaccamento alle proprie radici, al chi si è, alle proprie tradizioni, altrimenti se c'è questa scollatura tra ciò che si è e ciò che si fa o ciò che si vuole fare,
si rischia di dare un messaggio errato. E quindi l'apertura che noi diciamo di voler avere nei confronti del mondo diventa solamente un qualcosa di egoistico per l'ipertrofia del proprio io. Durante il percorso, durante la nostra vita, ci può essere qualcosa che si rompe, insomma, si rovina. L'importante è ricostruire, quindi ricominciamo sì da lui. È un momento questo propizio per ricominciare e ricominciare bene, ma anche per ricostruire, perché molto spesso questa può essere proprio l'occasione per fare meglio e non per tornare a come si era prima, magari sbagliando. E di questo ce ne parla Paolo Pugni nel suo caffè. Ascoltiamo. Non si tratta di ripartire, si tratta di ricostruire. Buongiorno, buongiorno, buon caffè. Non si tratta di ripartire, si tratta di ricostruire. Questa è la frase che ha pronunciato il nostro parroco Don Andrea in una recente omelia e che Franca ha portato a casa. Non ero nella stessa cerimonia con lei e quindi ha portato a casa questo spunto che le è sembrato estremamente importante. E allora ragioniamoci insieme, beviamoci insieme il caffè. Cosa intendeva dire Don Andrea? Intendeva dire che la situazione nella quale ci troviamo adesso è una situazione decisamente diversa. Di solito a settembre si fanno i programmi per la ripartenza. Un settembre in fin dei conti è un po' come un primo dell'anno, non ha la scansione temporale che staglia il tempo in due con il passaggio di cifra dell'anno, ma comunque è una ripartenza anche forse più forte di quella del primo gennaio. Quest'anno non si tratta di ripartire, quindi di ricominciare a fare, di riprendere tutto quello che con il prefisso ri vuol dire che dà continuità, ma si tratta di ricostruire, costruire di nuovo, costruire partendo da che cosa? Partendo dalle macerie, partendo da quello che ha lasciato che cosa? Già, perché quando è che si ricostruisce? Si ricostruisce quando c'è stato un evento talmente drammatico da costringere a ripartire da zero, a riconsiderare tutto, perché oramai ci sono solo macerie, c'è desolazione. Si ricostruisce dopo una guerra, si ricostruisce dopo una pandemia, si ricostruisce dopo la caduta di un meteorite, si ricostruisce dopo una condizione che ha praticamente fatto piazza pulita di quello che c'era prima. Ed è esattamente il mondo che stiamo vivendo noi adesso. Un mondo in cui non è andato tutto bene, è un mondo che ci costringe a considerare cose nuove. Ma quando si ricostruisce bisogna partire da alcuni punti forti. Come diceva Don Andrea, quando ricostruisco cerco di fare le cose meglio di prima, non le rifaccio identiche a prima. Quelle che rifaccio identiche a prima sono solo quelle che meritano di essere identiche a prima. I monumenti, le opere d'arte, qualcosa che quindi, uscendo dalla metafora, segna per noi un valore irrinunciabile, un valore che segna la nostra cultura, il nostro mondo, la nostra epoca, la nostra vita, la nostra intimità. Se non trovo queste radici, non riesco neanche a ricostruire, perché se devo ripartire a fare tutto nuovo, beh, devo capire anche cosa c'era prima, che cosa devo cambiare, cosa devo fare diverso, in che direzione cambiare. E qui apriamo un dibattito che potrebbe andare avanti a lungo. Intanto credo che questa stimolazione possa dare spunti a tante riflessioni e, perché no, anche a tante osservazioni. Le aspetto. Buongiorno e buon caffè. Ecco qui, grazie Paolo come sempre e grazie anche Franca. Franca è la moglie che ha riportato questa frase ascoltata nell'omelia durante la Santa Messa. Don Pasquale, è vero, poi d'altronde ci siamo lasciati, o meglio, si diceva nel periodo del lockdown, del primo lockdown, quello insomma più restrittivo, saremo tutti migliori dopo. È avvenuto questo? Nella fase della ricostruzione abbiamo fatto qualcosa di meglio? Voglio essere ottimista. Lo stiamo facendo. Voglio essere ottimista e dico che in alcuni casi ne siamo usciti veramente migliori. Siamo usciti con uno spirito di comunità diverso, con una sensibilità nuova, un po' più attenta ai bisogni degli altri. Siamo usciti un po' più solidali. Però ovviamente c'è stato un periodo in cui questi valori che avevamo acquistato in questo tempo così particolare si sono un po' offuscati. Non voglio dire che si sono persi, però si sono un po' offuscati.
Ci siamo lasciati prendere troppo, ecco, dalla furia, dalla fretta di ritornare ad una normalità che in fondo Papa Francesco ci ha detto di essere già malata. Non bisogna ritornare indietro se ci accorgiamo che i passi che abbiamo fatto erano sbagliati, se la normalità che noi vivevamo era una normalità anormale e che ci costringeva anche a vivere secondo schemi e parametri che andavano un po' oltre la razionalità e il buonsenso comune. Quindi veramente io penso che questo tempo sia un tempo di grande opportunità, un tempo in cui possiamo riannodare finalmente dei fili tagliati. Ecco, è un ministero importante che la provvidenza di Dio ci affida in questo periodo, il ministero di riannodare i fili tagliati un po' dalla nostra indifferenza, dal nostro egoismo. Quanti rapporti sono stati recuperati, quante chiamate ci siamo fatti durante il periodo molto molto restrittivo di marzo-aprile che è finito a maggio. Ecco, quante parole buone ci siamo detti, quanto coraggio ci siamo infuso l'un l'altro. Penso che dovremmo dare a questo bagaglio una certa caratteristica di permanenza, cioè dobbiamo fare in modo che questi atteggiamenti buoni diventino virtù, cioè delle costanti della nostra esistenza. È bello. Se ti trovassi di fronte a Dio faccia a faccia, ti venisse di chiedergli cosa ti aspettavi da me in questo periodo, secondo te cosa ti risponderebbe? Hai fatto bene? Hai sbagliato qualcosa? Rispondo come ha risposto a questa stessa domanda il Cardinale Martini in un'intervista di qualche anno fa. L'unica cosa che il Signore chiederebbe a me e che io chiederei a Lui è questa: se ci siamo amati reciprocamente in questo tempo, se abbiamo cercato di pregare di più, di affidarmi più alla Sua volontà e Lui di affidarsi anche alle mie povere mani, alle mie povere parole, alla mia debolezza, che certamente è venuta fuori durante il lockdown e che magari c'è anche perché la fragilità è strutturale a noi, però è quando siamo deboli che siamo forti, ci insegna San Paolo. Quindi dovremmo riscoprire questa nostra debolezza non come qualcosa da cui schermarci, ma come un'ulteriore possibilità per permettere a Dio di darci perdono e di rafforzarci con la misericordia. E ci serve anche la sofferenza nella vita per poter comprendere bene tutto. È bella questa parte del nostro programma, come una sorta di inclusione. Abbiamo cominciato con l'essere le mani di Dio, no? L'invito ad essere le mani di Dio, e tu hai concluso con questa frase, citando questa frase anche del Cardinal Martini, che abbiamo capito ti piace. Sì. Segui in modo particolare. L'abbiamo capito nei nostri incontri. Allora, grazie. È bella questa giornata che ricorda le missioni e quello che possiamo fare per l'altro. È bella questa giornata perché ci ritrova di nuovo insieme e soprattutto insieme a chi ci segue con affetto. Grazie Don Pasquale, noi ci vediamo la settimana prossima, perché io adesso mi sposto e mi collego, pensa te, con un sacerdote che è missionario. In missione. Nel Benin. Quindi restate con noi. Grazie a te, Don. Buona domenica. Mettete la mascherina.